Il 31 ottobre del 1970 l'Italia di Ferruccio Valcareggi affronta al Prater di Vienna l'Austria, match inaugurale delle qualificazioni al campionato europeo delle nazioni. A meno di un quarto d'ora dal termine, gli azzurri conducono per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di De Sisti e Mazzola. Gigi Riva si invola verso la porta avversaria, ma viene sorpreso alle spalle da un intervento durissimo di Hoff, che falcia da dietro il centravanti sardo. La diagnosi è impietosa, frattura del perone e distacco dei legamenti della caviglia destra. L'Italia porta comunque a casa la vittoria, ma perde uno degli uomini simbolo di quella squadra vittoriosa 2 anni prima agli europei e vice campione del mondo pochi mesi prima in Messico. Il secondo infortunio più grave della sua carriera, invece, costringerà Gigi Riva a saltare la fase cruciale della Coppa dei Campioni con il Cagliari e soprattutto a rinunciare alla maglia azzurra per quasi un anno.